Quanto è importante l'avvenenza fisica? Quanto sono importanti le caratteristiche fisiche per chi lavora nel mondo della fotografia e nel mondo dell'immagine? È vero che se sei attraente automaticamente lavorerai di più? In questo video vado ad affrontare questo non facile tema e vi chiedo un po' di supporto nei commenti per farmi sapere quello che pensate voi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e mondo dell'immagine in generale. Andiamo infatti a cercare di scoprire se è vero che essere belli, attraenti fisicamente ci fornisce dei vantaggi nel mondo della fotografia. Ora, noi sappiamo, e vi andrò a citare delle fonti, in particolare vi andrò a citare un'intervista di Chiara Piazzesi, che è docente di sociologia all'Università del Quebec a Montreal. Quindi quello che vi dirò non è tutta farina del mio sacco. Chi mi conosce bene sa che ho fatto studi umanistici e che mi sono occupato di sociologia, quindi capisco bene quello di cui vi sto parlando, però non è tutta farina del mio sacco, vado a prendere delle fonti per parlarvi di quello che in parte già so e già penso. Prima di andare a cominciare, vi ricordo che normalmente tratto argomenti un pochettino più soft correlati col mondo della fotografia e del videomaking. Se questi argomenti vi interessano, io vi invito a cliccare il bottone iscriviti qui sotto, così rimanete sempre aggiornati. Mettete anche un like a questo video perché sono sicuro che imparerete qualcosa di interessante. Innanzitutto, e mi rifaccio proprio all'intervista a Chiara Piazzesi, dobbiamo andare a cercare di definire che cosa sia la bellezza, che cos'è l'avvenenza fisica. In generale, diciamo che per bellezza fisica, per avvenenza, noi intendiamo una caratteristica che non è intrinseca, bensì ci viene riconosciuta dal contesto, ci viene riconosciuta in base all'ambito socioculturale in cui andiamo ad affrontare il tema. Questo che cosa significa? Significa che se prendiamo a riferimento una determinata cultura, i canoni di bellezza estetica potrebbero essere di un certo tipo, mentre se prendiamo un altro ambito culturale, i canoni potrebbero essere in parte o completamente diversi. Insomma, la bellezza non è oggettiva, ma dipende da chi guarda. Questo è vero e rimane vero a distanza di secoli perché comunque la nostra visione della realtà viene modificata da diversi fattori e quindi la bellezza come noi la percepiamo varia a seconda del periodo storico e del contesto culturale che prendiamo a campione. È altresì interessante esaminare come nel momento in cui un ambito socioculturale condivide un canone di bellezza, questo canone di bellezza diventa di fatto oggettivo, seppur per un periodo di tempo limitato. Questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui, e faccio l'esempio del nostro ambito culturale, quindi ci capiamo bene, nel momento in cui i nostri canoni di bellezza sono per esempio quelli della magrezza, sono per esempio quelli in certi casi dell'ipertrofia muscolare, sono magari in certi casi quelli che corrispondono a un intervento estetico, come possono essere le labbra rifatte o il botulino. Nel momento in cui questi canoni di bellezza sono condivisi dalla stragrande maggioranza delle persone, questi canoni diventano, seppur per un periodo di tempo storico limitato, diventano oggettivi perché sono assolutamente condivisi dalla maggior parte delle persone con cui possiamo venire a contatto. Ora io continuo a citarvi delle ricerche in ambito sociologico, anche se non sto a riportarvi i dati precisi perché non ce li ho nemmeno sotto mano, però potete andare a reperirli online perché sono dati a disposizione di chiunque. Io vi faccio semplicemente un sunto. Diciamo che queste ricerche sono state effettuate soprattutto negli Stati Uniti, quindi fanno riferimento a quell'ambito socioculturale, ma come ben sapete ormai c'è la globalizzazione, quindi secondo me sono abbastanza declinabili anche per quanto riguarda il nostro ambito socioculturale. Si reputa che la maggior parte delle persone siano ormai consapevoli o quantomeno convinte che l'avvenenza fisica dia un vero e proprio vantaggio nelle interazioni sociali. Infatti si stima, è una stima ovviamente, si stima che il 4% degli uomini ricavi dei benefici dal proprio aspetto fisico e si reputa che questa cifra raddoppi, quindi si vada bene all'8% nel caso delle donne. Quindi, tradotto, il 4% degli uomini riceve dei benefici perché è bello, l'8% delle donne riceve dei benefici perché è bella. Questo in ambito sia sociale sia lavorativo. Ne consegue, siccome il tessuto sociale si rende conto di questa cosa, quindi noi ci rendiamo conto che le persone più belle di noi magari ci passano avanti, ci rendiamo conto che tutti quanti sono più gentili con una persona più bella di noi, ce ne rendiamo conto e ci stiamo anche un po' male. La persona bella in questione parimenti si rende conto di star ricevendo dei privilegi a causa
causa del proprio aspetto, e quindi siamo tutti in qualche modo consapevoli che l'aspetto fisico condiziona le interazioni sociali all'interno della nostra società. Ecco che dobbiamo prendere in considerazione il fenomeno del body work, ovvero che cos'è? Non è il bodybuilding. Il body work è semplicemente un'operazione che tutti quanti facciamo, anche io la faccio, anche voi la fate più o meno inconsciamente, tutti quanti siamo all'opera sul nostro corpo, ma sulla nostra persona in generale, ovvero tutti quanti andiamo ad apportare delle migliorie. Per carità, badate bene, questa non è una cosa negativa, io la prendo come una cosa positiva personalmente. Body work significa che io vado a curare la mia persona, vado a effettuare una vera e propria gestione del mio aspetto fisico, quindi magari vado in palestra perché reputo che ne avrò dei benefici non solo sul lato della salute fisica, anzi quello diventa assolutamente secondario, quanto sul lato sociale. Vado magari dal parrucchiere o dal dermatologo o dall'estetista non perché voglio stare bene con me stesso, ma perché so, o comunque reputo, che ne otterrò dei benefici sociali o lavorativi. Quindi questa cosa ormai è sdoganata. Noi in questo contesto socioculturale, quindi gli occidentali, ma ormai estendibile un po' a tutte le latitudini, noi lavoriamo incessantemente sulla nostra persona, un po' per vanità, ma un po' perché siamo consci e consapevoli che questo può portarci dei benefici. Ora, so cosa state pensando. Questo discorso non può che andare a parare sulla discriminazione, e infatti è così, perché in ambito sia sociale sia lavorativo esiste proprio una vera e propria discriminazione basata sull'aspetto fisico. In questo caso non sto parlando di razzismo o di sessismo, sto proprio parlando di discriminazione. Attenzione, è un fenomeno conclamato, è una cosa che attualmente i sociologi stanno studiando, quindi non è né una cosa che mi invento né una cosa fantascientifica, è una cosa che esiste veramente. Esiste una vera e propria discriminazione basata sull'aspetto. Per cui che cosa succede? Non è che chi è brutto viene insultato, però chi è bello passa costantemente avanti, salta la fila, riceve le promozioni, si prende sempre i posti migliori. È una cosa che succede, è una cosa che spesso non è nemmeno conscia, semplicemente va così. Ovviamente il nostro sistema di valori, che privilegia chi posta la foto più bella su Instagram, non fa che agevolare questo processo in una cascata senza fine. È un problema sociale che sta ormai sconfinando anche nel diritto, perché ormai vengono identificati dei veri e propri gruppi di minoranze basati su questa specifica caratteristica. Che cosa significa questo? Che non stiamo discriminando le persone in base alla loro etnia o in base al loro sesso, le stiamo discriminando in base al loro aspetto. Lo facciamo senza rendercene conto, però ciò non di meno lo facciamo. Magari apriamo la porta alla ragazza più carina e non ci rendiamo conto che c'è un'altra ragazza che sta sopraggiungendo ed è meno carina, ma noi abbiamo aperto la porta solamente alla più carina. Questo è solo l'esempio più stupido che mi viene in mente, ma esistono tanti esempi di questo tipo anche sul posto di lavoro. Tutta questa introduzione era semplicemente per dirvi che se questo fenomeno è normale e ormai purtroppo normalizzato nella maggior parte degli ambiti operativi e sociali in cui ci troviamo a operare, figuriamoci nel mondo dell'immagine, dove è normale che le persone vengano scelte in base al loro aspetto. In ambito fotografico è normalissimo, gli attori, i modelli, le modelle, è normalissimo che vengano selezionati in base al loro aspetto. Un tempo il fattore carisma aveva molto più peso rispetto a oggi. Io vi faccio un esempio su tutti. Mi è capitato di recente di rivedere il bellissimo film Saturday Night Fever, quello con John Travolta che ballava. Ce lo ricordiamo tutti, no? Se avete più o meno la mia età ve lo ricorderete. Ora, che cos'è che mi ha colpito di questo film? È un film chiaramente vecchio, un film in cui il mezzo tecnologico non era quello di oggi, e la cosa che mi ha lasciato sbigottito sono le entrate. L'entrata di John Travolta con i suoi amici in discoteca. Una scena banale, che abbiamo visto 100 volte. La cosa che mi ha colpito qual è stata? Oggi, per come è la cinematografia oggi, quell'entrata sarebbe stata in slow motion. Sono sicuro che molti di voi avevano indovinato prima che io finissi la frase. Protagonista che entra, slow motion. Si pettina, fuma la sigaretta, tutto in slow motion. Perché? Perché il protagonista manca di carisma. Io vedendo quella scena mi sono reso conto di come John Travolta, porca miseria, non ne aveva bisogno dello slow motion. Certo, il mezzo tecnologico era un po' acerbo volendo, ma lì non ce n'era bisogno, perché l'entrata di John Travolta è a velocità normale e John Travolta bucava lo schermo in una maniera pazzesca. In altre parole, era molto, ma molto bello e anche molto carismatico. Oggi il carisma viene preso meno in considerazione, ci si basa unicamente sugli attributi fisici, quindi diventano ancora più importanti, perché comunque con lo slow motion diventa carismatico anche chi normalmente non lo è. Ora, va da sé che io con questo contenuto non ho la pretesa di
generalizzare. Ovviamente esistono contesti diversi dove possono servire attori diversi, modelli diversi, però fondamentalmente l'attributo fisico è il criterio di scelta oggigiorno, nel mondo dell'immagine ancora di più, è ormai l'unico criterio di scelta. Le modelle per le sfilate vengono selezionate con un unico criterio, che non è quante lingue parlano, non è quanto sono brave, quanto sono dedite, quanto sono disponibili, è unicamente un attributo fisico. Questo vale ovviamente sia per uomini che per donne, che per tutto quello che ci sta di mezzo. Gli attributi fisici sono fondamentalmente l'unica caratteristica per cui una persona viene selezionata, tant'è che quando si mandano i composite, ormai i composite sono fatti quasi esclusivamente di immagini, ci sono le misure, però non ci sono neanche più scritti gli hobby, le preferenze, non ci sono più scritte le cose particolari che uno può mettere sul tavolo. Io mi ricordo che un tempo, se uno mandava un composite, scriveva gioco a basket magari, quindi poteva essere selezionato per una cosa a tema sport, perché uno diceva questo qui fa sport, quindi magari lo seleziono per quella caratteristica. Oggi non conta più, oggi ti selezionano per gli attributi fisici e poi ti sbattono in mano un pallone da basket e ti dicono di tenerlo in un certo modo, perché l'attributo fisico è più importante della tua attitudine personale e perché modelli e modelle lo sanno che devono adeguarsi a fare anche cose che non sono nelle loro corde. Arrivo al dunque di questo mio video. Quanto è importante per l'operatore, quanto è importante per il fotografo, quanto è importante per l'imprenditore l'aspetto fisico? Il succo di questo mio video è questo in realtà. Io vi ho fatto un'introduzione troppo lunga, di cui non finirò mai di scusarmi, perché sono sicuro che metà di voi sono usciti perché li ho annoiati, però quelli che sono rimasti sono quelli a cui io veramente rivolgevo questo contenuto. Per un imprenditore, per un fotografo, anche solo per un operatore, se deve avere a che fare con le persone, ovviamente se è un operatore nell'ombra no, ma se è un fotografo che deve avere un contatto col pubblico, l'aspetto fisico è importantissimo. È veramente importantissimo, perché è il nostro biglietto da visita, è la prima cosa per cui veniamo percepiti. Le persone guardano ogni giorno sui social network e giudicano quello che vedono in base all'aspetto, perché sono fotografie, quindi non abbiamo altro metro di giudizio. È evidente che nel momento in cui ci poniamo in un rapporto vis-à-vis, verremo parimenti giudicati per il nostro aspetto. Con questo che cosa voglio dire? Ovviamente non voglio scoraggiare intraprendere questo mestiere chi non fosse attraente, anzi è mia intenzione un po' denunciare questo sistema, però nel denunciarlo comincio col parlarvene e col segnalarvelo. Nel corso della mia vita ho riscontrato come diverse volte imprenditori, fotografi e operatori meno avvenenti ricevessero automaticamente meno credito. Vi faccio l'esempio specifico di un lavoro a cui ho partecipato in cui non ero io l'operatore principale, non ero io il fotografo principale, non ero io l'imprenditore principale, perché io ero a servizio di un'organizzazione che sostanzialmente elargiva un servizio di riprese foto e video, quindi io ero lì come operatore pagato. Che cosa succede? Ci presentiamo all'evento, quindi siamo tutti lì con la nostra strumentazione, siamo pronti a cominciare, prendiamo contatto col cliente prima che cominci l'evento. Il cliente entra nella stanza e automaticamente viene da me, mi saluta, mi stringe la mano e comincia a darmi delle indicazioni, comincia a dirmi: allora guarda, dovremmo mettere gli operatori qui così così e cosa. E io un po' imbarazzato gli dico: guardi, dovrebbe parlare con lui, perché non sono io a comandare stasera, io sono solo un operatore. Ora, il lui in questione era più basso di me, aveva i capelli scuri e la barba un po' fuori posto e la piazzola sulla testa. Avete capito dove sto andando a parare? Il cliente ha visto me, mi ha visto fulvo, quindi probabilmente automaticamente il cliente deve aver pensato che siccome io, a suo dire, mi presentavo meglio rispetto all'imprenditore che gestiva l'ambaradan, automaticamente ha pensato che il capo fossi io. Questo è un esempio che mi ha aperto gli occhi su questa problematica, è un esempio che io vi porto perché può succedere a chiunque, fateci caso, succede molto spesso, è molto facile che il cliente pensi automaticamente di dover avere a che fare con la persona più avvenente del gruppo, scartando le persone che a suo insindacabile giudizio hanno meno da dire dal punto di vista fisico. Ora è evidente che essendo io più alto e avendo io, per quanto li stia perdendo, avendo io più capelli rispetto all'imprenditore di fianco a me che aveva organizzato la giornata, il cliente ha pensato automaticamente di doversi interfacciare con me. Questo ve la dice lunga anche perché, avendo avuto il cliente quel tipo di preferenza, sarebbe stato molto facile per me continuare a tenere un rapporto con il cliente, parlarci sia durante la serata che dopo, cacciargli in mano il mio biglietto da visita e soffiare il cliente per i prossimi lavori all'imprenditore che mi aveva ingaggiato. Ora, io questo non l'ho fatto,
Non per un esagerato senso di lealtà, ma semplicemente perché mi sembrava brutto farlo e quindi non l'ho fatto, ma sarebbe stato estremamente facile. Perché? Perché ormai io avevo vinto la simpatia di quel cliente semplicemente sul lato dell'aspetto fisico e l'imprenditore che aveva organizzato la giornata non aveva avuto quel riscontro, per cui sarebbe stato facilissimo per me dire al cliente: guarda, la prossima volta vengo io, così fai anche più bella figura perché vedi che gli operatori saranno tutti come me, saranno tutti più belli. Questo purtroppo è normale. Normale, succede. Io, come già detto, sono stato onesto, ho subito messo in chiaro: guarda, non devi parlare con me, devi parlare con lui perché è lui che comanda oggi, io sono solo un operatore. E da lì poi la situazione si è normalizzata. Però capite che l'imprinting iniziale è stato questo: il cliente è venuto dritto da me, non è che io fossi 10 passi avanti agli altri, eravamo tutti insieme raggruppati, quindi il cliente ha deciso che voleva parlare con me perché io ero più alto rispetto agli altri. Vi faccio ora un altro esempio. Mi ricordo un matrimonio a cui sono stato e non ero fotografo in quell'occasione, ero un ospite, per cui ho potuto godermi le cose e ho potuto apprezzare il lavoro del fotografo che si è presentato a realizzare lo shooting. Ora, preciso che non eravamo in Italia, quindi possono esserci delle variazioni da paese a paese, ma questo fotografo, dal punto di vista del look, era assolutamente impeccabile. Era sostanzialmente un hipster, quindi aveva dei bellissimi baffetti alla Capitanuncino, aveva la barbetta con la mosca, curatissimo, perfetto, capelli da hipster con un bellissimo ciuffo che io non avrò mai, magliettina con fantasia, bretelle, pantaloncini con il risvoltino e mocassini, molto molto raffinato. Ora, io mi ricordo che l'ho guardato e mi sono proprio detto, mi sono fatto l'appunto, mi sono detto: cavolo, questo qui ha stile, questo qui ha stile e non importa quanto è bravo a fare le foto, perché questo qui ha già vinto tutto sullo stile. Questo qui si presenta in un certo modo, ti fa vedere che è in un certo modo, tu percepisci proprio che lui è un po' personaggio, che lui è fatto così, che lavora in un certo modo e sei molto più propenso a prendere per buono quello che sarà il lavoro che ti consegnerà perché lo inquadri all'interno di una cornice che lui stesso ti ha fornito, ovvero una cornice magari un po' eclettica, un po' particolare, però gli andrai anche meno a fare le pulci perché lui ha già vinto, ti ha già fatto percepire che lui fa le cose in maniera curata, a partire dalla sua persona, a partire dal suo aspetto. Questo secondo me è molto importante. Ora, come vedete, io non è che vado in giro in frac e vado a fare i servizi fotografici vestito di Armani, non è quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è: consiglio per tutti i fotografi, nuovi, giovani, vecchi che siano, non ha importanza, consiglio per tutti, non dimentichiamoci di curare il nostro aspetto, non in maniera esagerata ovviamente, però body work, stiamo attenti a come ci presentiamo, stiamo attenti quando andiamo da un cliente nuovo non dico di andare dal parrucchiere a farci la piega, però neanche avere i capelli e la barba fuori posto, cerchiamo di andare un po' curati perché la prima impressione che facciamo sarà molto importante per determinare come verrà percepito il nostro lavoro da quel cliente. Ora, una doverosa precisazione di genere. Questo, perdonatemi, ma purtroppo è così e quindi lo devo dire. Questa cosa è diversa tra uomini e donne. Nel senso che per l'uomo è giusto essere curati, vabbè, noi normalmente siamo meno curati perché ce ne frega relativamente di meno. È giusto per noi essere curati, è giusto per noi cercare di essere quanto più presentabili possibile. Per le donne questo può essere rischioso, perché sempre le ricerche, quindi questo non è quello che penso io, ma ci sono delle ricerche che lo dicono proprio, per le donne essere troppo curate, essere troppo attraenti è un'arma a doppio taglio, perché nel momento in cui una donna si presenta come troppo attraente, semplicemente come attraente, nel momento in cui è percepita come attraente dal cliente, automaticamente un po' si svaluta perché il cliente non potrà fare a meno di pensare, per com'è il retaggio culturale della nostra società, il cliente non potrà fare a meno di pensare: cavolo, questa qui è bella. E quindi mi domando se sia anche brava, mi domando se sia arrivata fin qui per dei meriti obiettivi oppure solamente per via del suo aspetto. Quindi, con questo cosa voglio dire? Per gli uomini cerchiamo di essere più curati possibile, perché tanto noi di solito lo siamo di meno, quindi cercare di fare uno sforzo in più male non ci fa. Per le donne non esagerare, perché nel momento in cui venite percepite come troppo attraenti, un pochino perdete agli occhi del cliente, perché il cliente comincerà a pensare: ma questa qui è brava a fare le foto o passa tutto il tempo a curare il proprio aspetto? Quindi lì bisogna essere caute. Ve lo dico non perché sia quello che penso io, ma perché è quello che dicono le ricerche. Quindi se volete lavorare in questo settore,
la cura va bene, però senza eccedere, senza esagerare, perché il cliente può essere molto capriccioso da questo punto di vista. Ed è comunque importante saper gestire il primo impatto col cliente, perché è quello che determina poi l'andamento di tutto il lavoro. Io questo me ne rendo conto coi clienti che prendo adesso. Io mi rendo proprio conto coi clienti che prendo oggi com'è diverso il rapporto che io instauro con un cliente preso oggi rispetto a come avevo instaurato un rapporto con un cliente 10 anni fa. Oggi è molto meglio. È molto meglio perché ho imparato delle cose. Entra in gioco anche un fattore caratteriale, sicuramente. È importante presentarsi bene, e quindi si parla di aspetto e anche di attitudine. Io ho imparato che è importantissimo farsi percepire come interessati e proattivi dal cliente. Nel momento in cui un cliente ci chiede un lavoro, è molto importante fargli vedere entusiasmo, fargli vedere che crediamo nel progetto, fargli vedere che siamo convinti che lavoreremo bene insieme e che frutterà qualcosa a entrambi. Se partiamo con questo mood, è molto facile che instauriamo un ottimo rapporto di lavoro in cui il cliente sarà soddisfatto a prescindere, perché prenderà con un mood tutto diverso qualsiasi cosa noi gli mettiamo sul piatto. Sarà già convinto dalla prima impressione che ha avuto che noi lavoreremo bene, quindi ci romperà meno le scatole e sarà più propenso ad accettare i nostri consigli. Sicuramente, se ci presentiamo male, se siamo sciatti, se ci presentiamo coi capelli spettinati, con la barba lunga, se ci presentiamo vestiti male, se ci presentiamo con un aspetto trasandato e poco curato, otterremo esattamente l'effetto opposto. Il cliente farà molta attenzione a ogni nostro passo, monitorerà ogni nostro battito di ciglia per essere sicuro che non mettiamo la stessa sciatteria che abbiamo messo sulla nostra persona anche nei lavori che gli consegniamo. Quindi questo è semplicemente per impostare correttamente un rapporto con il cliente e trarne anche un vantaggio, perché noi qui stiamo cercando di trarne un vantaggio in maniera onesta, senza fregare, senza raggirare, ma stiamo cercando di trarne un vantaggio. E quindi questa è la lezione che vi porto oggi per cercare di instaurare un rapporto migliore con i nostri clienti, senza ovviamente eccedere nel fanatismo e senza convincersi che la bellezza sia l'ideale da perseguire a tutti i costi, perché non è così. Cerchiamo di stare in una sana via di mezzo, ma ricordiamoci che il primo impatto con il cliente è importante. A questo punto, amici, io vi chiedo, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Siete mai stati vittima di discriminazione in base al vostro aspetto? Avete mai preso o perso dei lavori a causa del vostro aspetto o di come vi siete presentati? Avete implementato delle tecniche per far sì che questo non succedesse più? Scrivetelo nei commenti, sarà sicuramente un aiuto e una condivisione per tutti quanti quelli che poi vanno a leggere. A questo punto io vi ricordo due cose. La prima è che potete trovare online su Amazon il mio manuale di fotografia di interni, vi lascio il link in descrizione. Se vi interessa la fotografia di interni, e molti me l'hanno chiesto, ho dedicato un po' di tempo per realizzare un manuale proprio su questo argomento. Molti mi chiedono, vediamo poco i tuoi lavori, ci parli sempre di cose, ma poi non ce le fai mai vedere. Ebbene, ho racchiuso in questo manuale i lavori degli ultimi, credo, 4-5 anni, per cui se volete vedere un po' di lavori, vi invito ad andare a scoprire i miei lavori su questo manuale. Mi rendo conto che ha un prezzo di listino un po' alto per la media dei libri su Amazon, però vi faccio notare che è stampato sulla carta più bella che c'è ed è un manuale di ben 326 pagine, quindi vi assicuro che vale tutti i soldi spesi. Per un modo invece più facile, gratuito e alla portata di tutti di supportare il canale, vi invito a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto, mettete anche un like a questo video, YouTube sicuramente apprezza e io ancora di più. Amici, con questo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video.